Con le festività anche la ricerca dell'addobbo floreale per le nostre case e i nostri balconi, la scelta dell'abete da decorare e delle composizioni da regalare. Gli abeti natalizi sono al centro della produzione veneta, che esporta in tutta Italia. Il Veneto è una delle regioni, forse la regione che produce più abeti di Natale in Italia, è un'esportatrice di abeti di Natale verso le altre regioni italiane ed esistono nel Veneto e tra i nostri associati delle coltivazioni apposite. Ecco, abbiamo il più classico degli abeti, che è il Pice Excelsa, o conosciuto anche come abete rosso, che è il classico albero di Natale che conosciamo da ormai credo 40-50 anni nelle nostre abitazioni. E poi abbiamo anche ultimamente una tendenza del mercato di spostarsi verso l'abete cosiddetto argentato o pettinata, che o normandiana, che viene da una tradizione magari un po' più nordica. Quella degli abeti e delle tradizionali stelle di Natale si può quindi definire una produzione a chilometri zero. Una produzione locale che non fa molta strada, che viene consumata nelle nostre aree ormai da 30 anni. E allora andiamo a scoprire tutti i segreti delle stelle di Natale, a cominciare dalle sue origini. Ad aiutarci è Francesca Barbazza, consigliere di Flor Veneto. La stella di Natale è una pianta originaria del Messico. Le prime notizie che ci sono sulla stella di Natale riguardano l'uso che ne faceva la civiltà azteca. Gli aztechi consideravano la stella di Natale come un simbolo di purezza per il suo colore vivace. La stella di Natale, dunque, abituata ad un clima caldo, ama le temperature confortevoli e la luce, detesta i ristagni e le correnti d'aria, ma adora essere addobbata e usata nelle composizioni. Ecco allora alcune idee da sfruttare per le festività, dal pranzo di Natale al cenone di fine anno. Ci sono delle stelle rosse di forma classica, utilizzate in contenitori un po' moderni, vasi di legno laccato o vasi di ceramica, delle forme un po' rigide, ma si vede che la stella di Natale si adatta perfettamente. Ci sono invece contenitori diversi, in midollino grosso o addirittura in tronchetti di legno, che hanno un aspetto un po' più rustico, reso caldo anche dai nastri di lana. Nella composizione con il pino si vede la Winter Rose, la rosa d'inverno, che è una delle stelle proposte negli ultimi anni e che ha grande successo perché ha le foglie rosse, e c'è comunque anche in altri colori, in bianco, in rosa, in variegato, arricciate e compatte come quelle di una rosa, per cui è qualcosa di simpatico. Lì è abbinata con dell'abete norvegese. E visto che questo è il periodo degli auguri, vorremmo vedere molte case addobbate con il rosso delle nostre stelle e col verde dei nostri abeti. Rientriamo nel nostro studio ideale di Cronache Trevigiane, dedicato a questo sugo alla bolognese, che però ha una particolarità, è prodotto in Estonia. Quindi anche un consumatore estone pensa che magari sia un prodotto del Made in Italy. Tutto ciò lo denuncia la Coldiretti, per correttezza ovviamente io dico che segue l'ufficio stampa di Coldiretti di Treviso. Qui abbiamo il presidente Fulvio Brunetta. Allora, questo è il museo del falso Made in Italy, che è un grave danno alla nostra immagine. Assolutamente sì. A livello internazionale ormai il valore della contraffazione vale quanto il valore vero del nostro prodotto. E noi dobbiamo assolutamente difendere questa unicità, ma far capire soprattutto al consumatore quello che sta dentro, chi lo fa, dove si fa. Noi come Coldiretti stiamo portando avanti il progetto della filiera tutta italiana, corta, in modo che sia assolutamente vantaggiosa e soprattutto identifichi con chiarezza chi fa e dove si fa il prodotto. Ecco Presidente, poi tutto ciò, oltre che avere dei rischi anche per la salute, perché non c'è controllo, non c'è garanzia su questi prodotti, se si possono chiamare tali, ma c'è anche un gravissimo danno ovviamente alle nostre aziende che non possono vendere poi il loro prodotto. Andiamo a vedere qualcosa, tipo Palenta, prodotta in Croazia, gli gnocchi prodotti in Romania, vedete i nomi italiani, un linguaggio italiano, la pasta milanese in Portogallo, tanti formaggi nell'Oregon, nell'Illinois, eccetera, eccetera, nonché un bel sangiovese prodotto in California. Ecco, tutto questo è un danno. Assolutamente sì, oltretutto dobbiamo tener conto che in alcuni paesi si usa tranquillamente la bandiera italiana col nome italiano quando assolutamente non c'è nulla di italiano in quel posto.
Dobbiamo ricordare che questa difesa ormai sta diventando la vera azione di Coldiretti, ma soprattutto anche del sistema del Made in Italy. Da parte nostra, anche come consumatori, dobbiamo stare attenti alla etichettatura, e noi come Coldiretti siamo a difendere con forza l'etichettatura su tutti i prodotti. La tracciabilità, sapere cosa c'è all'interno, è fondamentale. L'invito ai consumatori è quello di leggere cosa c'è scritto nell'etichetta. Allora, io ringrazio Coldiretti Treviso, ringrazio il Presidente. Chiudiamo con questo appello, leggiamo l'etichetta prima di consumare. Ora un po' di break e poi ritorneremo dalla Fiera di Santa Lucia, tra poco. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Baiubadu, 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 Baiubadu. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi. Perché parliamo la stessa lingua. Perché abbiamo gli stessi valori. Baiubadu. Perché sappiamo guardare avanti. Baiubadu. Siamo con te perché siamo come te. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Baiubadu, 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 Baiubadu. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi. Perché parliamo la stessa lingua. Perché abbiamo gli stessi valori. Baiubadu. Perché sappiamo guardare avanti. Baiubadu. Siamo con te perché siamo come te.